Angelo, avete provato a volare verso la vetta oggi, ma probabilmente, anzi sicuramente siete impattati in Palermo in placabile da un lato ed anche in un pizzico di sfortuna, il gol immediato nella prima frazione di gioco, che probabilmente però è lo specchio di quella cattiveria agonistica che vi ha sempre contraddistinto fino ad oggi e che forse è mancata un po'. Come mai, se è così, se è giusto quello che... Allora, prima di tutto, cioè io ho fatto pochi minuti un esame generale dove penso che la differenza di recupero tra noi e loro ha fatto la differenza alla fine, perché capisco uno o due, ma non tre giorni di differenza di recupero. Poi venivamo da una partita ai limiti della praticabilità o comunque molto difficile, dove abbiamo speso moltissimo a Cittadella. E penso che la lunga abbia fatto la differenza, però questo non è un alibi, quindi volevo precisare questo. Onore al Palermo, perché penso che tatticamente e tecnicamente abbia fatto una partita d'alto livello. Ci ha chiuso tutti gli spazi e oggi non era facile. Penso che nei primi minuti abbiamo cercato di limitarli soprattutto tatticamente, perché sapevamo che partivano forte e ci sta riuscendo molto bene, però purtroppo è capitato a Mariano e può capitare a tutti, però questo ha portato in discesa a loro favore, o meglio in salita, la gara. Quindi questo penso che onore anche agli avversari, perché hanno fatto una grandissima partita. Poi quando fai fatica, entri nella fatica, non sei lucido, quindi magari entri nelle cose tecniche, non vedi bene la giocata, tante cose. Poi ti sei trovato comunque un signor Palermo e all'inizio hai fatto fatica, poi gli episodi sono andati tutti a loro favore e siamo andati in difficoltà. Viene il Palermo, uno stadio tutto pieno, abbiamo anche delle diverse assenze che oltre tecniche sono anche d'esperienza, che guidano comunque in maniera autorevole in difesa, e quindi questo magari è mancato. Però io non devo rimproverare niente ai ragazzi, penso che hanno dato tutto quello che c'era da dare, e penso che con un pizzico di fortuna potevamo recuperarla questa partita, perché questa Avellino è entrato comunque con tanta voglia al secondo tempo. È stato, magari questo è mancato il primo tempo, l'essere intraprendenti, quindi magari di rischiarla alla giocata che all'inizio non abbiamo fatto. Sì, ero in dubbio fino all'ultimo, perché ieri non mi sono allenato, avevo decimi di febbre, devo ringraziare i dottori che sono riusciti comunque a buttarmi in campo e cercato di non mollare, perché uno, perché non mollo mai, due, perché una partita così vorrebbero giocarla tutti. Dispiace perché mi ho perso 2-0, però va bene così, la strada è lunga, noi sappiamo il nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo al più presto, e poi vogliamo toglierci soddisfazioni sempre di più. Quando incide nella vostra morale questa sconfitta?
Non penso che incida più di tanto, anzi io la prendo con quella carica che ci dà la convinzione che diverse assenze, eravamo un pochino stanchi, gli episodi ci hanno dato torto, quindi alla lunga ce la siamo giocata con una signora squadra che penso che, no penso, la maggior parte giocava in Serie A. Quindi ci dà la convinzione che possiamo giocarcela con tutti e che ci temono in tanti perché sapevano tutti i nostri movimenti il Palermo, quindi ci ha studiato bene. Quindi penso che il Brescia non avrà vita facile ed era attaccato al televisore per studiarci.